labbro corto deve arrivare al livello sopra e giù del margine, del margine inferiore della mandibola, non deve superare. Una buona valutazione può essere fatta frontalmente guardando il margine inferiore del mento, vedendo se queste labbra scendono. Questi labbroni flaccidi non ci devono superare, non ci devono essere, anche perché nel dogo argentino il labbro corto, piuttosto corto, sempre pensando che un cane da presa, era anche funzionale a poter avere una respirazione supplementare nella presa. È chiaro. Labbra sono di preferenza pigmentate di nero. È chiaro che il dogo argentino deve essere bianco per le zone dove si prevede una pigmentazione delle mucose, che sono le mucose delle labbra, il tartufo e possibilmente anche le mucose attorno agli occhi. È preferibile che siano sicuramente ben pigmentati nero. Il punto dove magari sia meno pigmentazione molto spesso sono gli occhi. Sì. Sono gli occhi. Una leggera depigmentazione, cioè nel senso, se non è proprio bordato, può essere anche tollerato. Sicuramente il tartufo deve essere ben nero, le labbra devono essere nero. Diciamo anche un'altra cosa molto importante, che il dogo nasce bianco e muore nero. Dopo, se lo potessimo depilare, sarebbe una cartina geografica che vedremmo cambiare nel corso degli anni. Un dogo da giovane può avere una pigmentazione media, da grande avere, da 6-7 anni avere tutta la faccia interiore del muso ben nera. Quindi non essere esattamente troppo severi, specialmente con i cani giovani per quanto riguarda la pigmentazione, che è importante. Però prima si vede caratteristiche di tipo la testa del dogo, il muso del dogo, la pienezza, la potenza. Guance larghe, leggermente appiattite. Anche qui questa mi sembra una considerazione meramente estetica. Vogliamo un cane da presa, però vogliamo dei masseteri che non siano appiattiti in funzione delle nostre valutazioni estetiche. È chiaro che il massetere è uno dei muscoli masticatori assieme al muscolo temporale. Essendo un cane da presa deve avere un buono sviluppo. È chiaro che non deve essere ipertrofico, non deve avere due palle da tennis come del pitbull, per intenderci, però è chiaro che lo sviluppo dei muscoli masseteri mi sembra insito nella funzione della razza, e poi se andiamo a guardare effettivamente lo sviluppo del muscolo masseteri, essendo un muscolo masticatore, è un muscolo che contribuisce alla presa. Occhi di colore bruno scuro, da colore bruno scuro nocciolo, protetti dalle palpebre di porco, sono preferibilmente pigmentati di nero, senza che una depigmentazione parziale venga considerata un difetto. Depigmentazione parziale, quando si trova invece completamente la parte parziale completamente depigmentata? Allora, l'occhio difficilmente è tutto bordato, sì. Di solito è la parte superiore che è meglio bordata. È chiaro che, come ha detto bene la dottoressa Flassina, una cosa è un occhio che non ha la giusta pigmentazione, e va bene, una cosa è vedere quegli occhi rossi, con le palpebre arrossate, che sono veramente brutte. Brutte. Quella la città della mastina. Sì, che comunque l'occhio che poi la palpebra che esce. Generalmente quando vedo un dogo che mi piace molto e che l'occhio non è ben pigmentato, vado a cercare almeno la macchiolina. Sì. Ecco, quando è giustificazione cerco, allora guardando bene generalmente nell'angolino, il parco dell'angolino si trova e moralmente mi sento tranquillo. Per quanto riguarda, qui dice ad esempio, gli occhi a mandorla, la posizione dell'occhio è una posizione semilaterale, assolutamente. La posizione, la forma dell'occhio è un occhio a mandorla. Dicevo che l'occhio può tendere ad avere a volte un'espressione un po' triangolare, sicuramente mai rotondeggiante. Bisogna guardarlo negli occhi, il dogo, ad avere un'espressione da dogo, alla faccia da dogo, ha un'espressione dura, che poi sia dolcissimo, va bene, ma deve avere l'espressione dura perché è un cacciatore, non quell'occhione bello rotondeggiante. Che sicuramente, questa è sicuramente una delle caratteristiche di tipo più da penalizzare, quell'occhione rotondo che non c'entra esattamente niente. L'espressione, sapete meglio di me, che è il carattere fondamentale della razza, guardandola negli occhi. Un cane si guarda, c'ha l'espressione da dogo, che poi è data chiaramente dalla forma e posizione dell'occhio, dai rapporti che hanno il muso, dagli assi, però il dogo argentino ha la faccia da dogo, non ha nessun'altra faccia. Ricordandolo, non deve, una cosa importante è che non deve ricordare nessuna delle altre razze che hanno contribuito alla sua formazione, non deve essere inserato, non deve ricordare l'alano, poi deve ricordare. L'espressione è la dente.